Sono stato stimolato a registrare questo video da una persona con cui ho scambiato alcune mail in questi giorni e la cui moglie forse potrebbe avere una transizione dal fisico al non fisico, forse potrebbe morire, come si dice, da queste parti sulla Terra. E naturalmente questa persona è in uno stato di profonda sofferenza e disperazione. E mi sono chiesto, di fronte alle parole di questa persona, che tipo di conforto potevo portare. E mi sono detto alla fine che non c'è veramente un conforto che posso portare. Perché quel dolore che si prova quando qualcuno che amiamo fisicamente non esiste più in questa dimensione, è qualcosa che io non riesco neanche a immaginare, non riesco neanche a empatizzare dentro qualcun altro, no? Perché è forse il tipo di sofferenza più profonda che un essere umano può provare. Quello che io posso portare come apporto, come contributo a questa riflessione sulla morte e sulla transizione, è che molto spesso si dice non sappiamo se esiste l'aldilà, non sappiamo se esiste qualcos'altro, chissà cosa c'è, no? Lo sapremo solo quando saremo morti. In realtà questo non è proprio vero, perché chiunque abbia avuto delle esperienze fuori dal corpo, chiunque abbia vissuto quel particolare stato in cui la tua coscienza effettua in un certo senso quella transizione che effettuerai quando morirai fisicamente, però sei ancora vivo e poi la tua coscienza torna nel tuo corpo, ha sperimentato quella dimensione. Io che non sono un viaggiatore astrale particolarmente abile, comunque sono stato in quella dimensione alcune volte, l'ho sperimentato e questo ha radicato ancora di più in me la convinzione assoluta che questo stato fisico è solo un granello, è solo una minima parte della nostra esperienza. Che la nostra coscienza è così infinita, è così inimmaginabilmente immensa, che è estremamente riduttivo pensare alla morte come a qualcosa di finale e non a una trasformazione. E so perfettamente che queste non sono parole di consolazione, perché so che anch'io, pur avendo sperimentato quell'aldilà, pur avendolo sperimentato essendo sempre vivo, pur essendoci stato, avendo fatto delle piccole incursioni, avendolo visto e avendo riportato qui nella mia coscienza di persona viva e vegeta quel ricordo, pur avendo questo tipo di conoscenza, so perfettamente che se le persone a cui voglio bene se ne andassero fisicamente, sarei gettato nella disperazione più profonda. Perché questa è anche una programmazione culturale che noi abbiamo. Siamo talmente legati culturalmente a considerare il fisico come l'unica cosa che esiste, che ad esempio la morte è un tabù. Della morte non si parla. Della morte non ci insegnano nulla a scuola. Ai bambini si dice è andato in cielo, è andato in paradiso, se si è credenti. Se non si è credenti, non so neanche cosa gli si può dire, ma non si esplora veramente che cosa vuol dire, non si esplora veramente che cos'è il processo della morte. Nella nostra cultura occidentale, a differenza ad esempio di quello che accade in India, i funerali sono luoghi di profondo dolore, i cimiteri sono luoghi in cui si va a piangere, a svuotarsi dei propri rimorsi. E tutta questa sofferenza che rincorre se stessa di sicuro non ci aiuta ad elaborare poi lo stato in cui una persona a cui vogliamo bene va da qualche altra parte. In India, quando qualcuno muore, ci si affretta a bruciare il suo corpo, perché loro considerano il corpo come un mero veicolo e quindi quando la persona non c'è più, quel corpo non è la persona. Quando la persona non c'è più, ci si disfa del corpo il prima più possibile, anche perché c'è una connessione con l'antica saggezza, per cui se si brucia il corpo, se si brucia il veicolo, l'anima della persona, la parte spirituale, la coscienza della persona è facilitata nella transizione verso un altro stato. Quindi
qui il corpo viene messo in una bara, si veglia il corpo, addirittura in America il corpo viene tutto ritoccato, tutto ritinto, riempito di fluido per imbalsamazione, viene fatto ritornare quella falsa vita, no? Perché il corpo possa essere presentato, perché si identifica così tanto la persona con il suo abito fisico che chiaramente il nostro rapporto con la morte è un rapporto di profonda disperazione. Se avessimo un rapporto equilibrato con la morte, il funerale dovrebbe essere una festa, una celebrazione, perché quando si piange a un funerale, quando ci si dispera di fronte al cadavere della persona amata, quello che accade a livello sottile è che tutto quel dolore, tutta quella disperazione è un legame che rende più difficile la transizione a quella persona, perché quell'anima è ancora lì. È ancora lì nei paraggi e sente quel dolore dei suoi familiari, dei suoi amici e non vuole andare, si sente trattenuta, vorrebbe magari consolarli. Mentre quando c'è una celebrazione, quando c'è una festa, quando c'è una preghiera gioiosa per quella transizione, allora si sostiene l'anima nella sua transizione. Quando invece delle lacrime c'è un sorriso o comunque se c'è un pianto c'è una disperazione, c'è anche un fondo di gioia e di celebrazione che sostiene quel pianto, ecco che l'anima può essere supportata. In fondo, quello che noi viviamo qui come esperienza fisica è solo una brevissima vacanza. E quando qualcuno che amiamo muore, dovremmo ricordarci che è come se quella persona fosse partita per un viaggio e noi la raggiungeremo, soprattutto se siamo molto avanti negli anni, magari è ancora più consolante perché ci fa capire che la raggiungeremo tra pochi anni, è come se quella persona fosse andata in qualche luogo e noi tra qualche anno la raggiungeremo lì, ci ricongiungeremo con lei. Nulla finisce mai, nulla ha mai fine e le relazioni che abbiamo non finiscono mai veramente, noi continuiamo continuamente a rincontrarci. E ancora una volta, so che questo non è di consolazione, soprattutto se tu che stai vedendo questo video hai vissuto o stai vivendo un'esperienza di questo tipo, un'esperienza di dolore, di sofferenza di questo tipo. So che queste parole non consolano, però almeno ti offrono una prospettiva diversa su quella che è l'esperienza della morte e ti offrono l'esperienza che io ho fatto, per cui senza alcun dubbio posso dirti che la morte è solo una trasformazione, solo una transizione, che c'è tutto un altro mondo. E quando ti trovi in quel mondo e guardi al tuo corpo fisico e guardi a questa vita fisica, veramente ti sembra un soffio, veramente ti sembra un istante, ti sembra un granello di esperienza rispetto a quell'incredibile, profonda, gioiosa, espansa esperienza che esiste nel non fisico. Dovremmo veramente imparare a cominciare a considerare la morte anche un argomento delle nostre conversazioni, a cominciare a sollevare il più possibile questo tabù anche con i nostri figli, anche con i bambini, a cominciare a fare della morte qualcosa che è intriso nelle nostre giornate, perché lo è. Perché ogni giorno centinaia di cellule muoiono nel nostro corpo, centinaia di microrganismi muoiono nel nostro corpo, organismi nella natura, persone nella natura, tutto continuamente muore e si trasforma, è un'esperienza che fa parte di noi completamente. Ma noi chiaramente la vediamo con profondo dolore solo quando quelle persone che amiamo di più improvvisamente se ne vanno, o magari se ne vanno dopo una lunga malattia, ma comunque quella morte è una sorta di condanna, viene vissuta come una sconfitta dei nostri affetti, delle nostre relazioni, una sconfitta della vita, no? Si tende a pensare alla morte come una sorta di avversario, no? Per cui oggi nella follia occidentale ci sono anche tanti magnati che spendono miliardi e miliardi di dollari per rendersi immortali. C'è chi si fa tagliare la testa e se la fa congelare perché magari in un futuro avremo la scienza necessaria per riprodurre da quella testa un corpo e quindi quella persona potrà essere immortale. In questa follia totale in cui continuiamo a considerare che questa dimensione fisica è l'unica che esiste.
E per me è totalmente folle perché avendo visitato a volte una dimensione non fisica, veramente mi rendo conto che questo che per noi è tutto il nostro mondo, è tutto ciò che esiste, è un frammento così piccolo della nostra esperienza che ti viene da ridere quando pensi a persone che spendono miliardi di dollari per essere immortali, per continuare a riverberare il proprio corpo fisico in questa realtà il più possibile. Sono totalmente persi nella follia. Quindi quello che ti invito a fare come contributo e come offerta anche a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo per la morte di qualcuno è aiuta questo mondo a considerare piano piano la morte e la transizione a un altro spazio come un argomento quotidiano, non più un tabù. Cerca di farne anche tu nelle tue parole qualcosa che porti nel mondo, cerca di riconoscerla continuamente nelle tue giornate e di osservarla non più come un avversario, non più come una sconfitta, non più come una fonte di dolore, ma come una fonte di trasformazione, come un profondo mistero che continuamente fa parte di tutte le cose. Questo è veramente quello che ti invito a fare, perché se piano piano riusciamo a far cambiare con l'educazione dei nostri figli, dei bambini, delle persone che ci sono vicine, il nostro rapporto con la morte, allora inevitabilmente cambierà anche il nostro rapporto con la vita. Grazie.